TG1 a Palazzo Chigi, il governo incontra i sindacati dei benzinai che ieri avevano annunciato 2 giorni di sciopero. Parlando al TG1, la Premier Meloni ieri sera ha chiarito che le misure di trasparenza sono a tutela sia dei distributori sia dei consumatori, ha detto. Allora andiamo in diretta da Roberto Chinzari. Roberto, quali aggiornamenti ci sono? Sì, allora è terminato una prima parte degli incontri con i rappresentanti delle categorie di distribuzione della benzina, con il governo si è trattato di un incontro proficuo, queste le prime parole, quindi massima collaborazione, è stato sgomberato il campo di tutto quello che è stato attribuito alla categoria, speculazione e frode, ci sarà un nuovo tavolo tecnico nei prossimi giorni, ma soprattutto la notizia è che lo sciopero del 25-26 gennaio attualmente è congelato in attesa poi di vedere il testo definitivo del decreto, ma già ieri, come ricordavate, Giorgia Meloni aveva parlato che non c'era alcuna volontà di fare scarica a barile e che tutte le misure anche di trasparenza, di controllo sono nell'interesse della categoria dei distributori e anche aveva detto di voler sgomberare il campo dalle mistificazioni sui prezzi della benzina che sono sì alti 1,80 ma non 2,50 come denunciato soprattutto da parte dell'opposizione, dice la Premier, poi rivendica la scelta di non tagliare le accise per dare quelle risorse a chi ha più disponibilità e poi il decreto che di fatto introduce la possibilità di un taglio delle accise laddove ci fosse un aumento ulteriore dei prezzi, quindi con un aumento anche del gettito dell'IVA che sarebbe destinato a questo. Il sottosegretario Fazzolari ricorda proprio questo tema sottolineando come in questo modo viene rispettato il programma, ma noi adesso torniamo a vedere che cosa è successo a Palazzo Chigi questa mattina nel servizio di Gian Piero Scarpati. Nessuna volontà di scaricare le responsabilità sulla categoria dei benzinai. Il governo lo ha ribadito ai sindacati della categoria convocati a Palazzo Chigi. L'esecutivo condanna le mistificazioni delle ultime settimane. Si è parlato del prezzo della benzina a 2,50 euro quando il prezzo medio certificato dai dati del MISE è attorno a 1,80 euro per il self-service. L'obiettivo è quello di scongiurare lo sciopero proclamato dai benzinai per il 25 e il 26 gennaio. Non c'è stata assolutamente speculazione, anzi il prezzo dei primi 10 giorni di gennaio è aumentato meno del reintegro delle accise. Nel decreto varato dal governo sui carburanti si chiede maggiore trasparenza con l'obiettivo per i gestori di indicare il prezzo medio accanto a quello praticato alla pompa. Una novità che è nel caso in cui dovesse aumentare il prezzo della materia prima, i maggiori incassi IVA per lo Stato saranno usati per diminuire le accise e quindi il prezzo finale per i consumatori. Viene anche prorogato fino alla fine del 2023 il termine per usare i buoni benzina fino a 200 euro per i dipendenti privati. La tendenza però in Europa è quella di una stabilizzazione dei prezzi, lo certifica il bollettino settimanale della Commissione europea. Anche per questo molti paesi europei, tra i quali anche Germania, Francia e Spagna, hanno deciso di tagliare gli sconti sulle accise come ha fatto il governo italiano.